Gesù, ti scongiuro, fammi smettere di comprare le cosine online. Fammi restare forte quando mi passeranno davanti questi corpi senza teste, con indosso jeans e camicie della taglia perfetta, della taglia fa che in quel momento mi venga in mente proprio in quell'istante perfetto, con la giusta puntualità, la sensazione che poi si prova quando la realtà viene a trovarti a casa. Fa che io riesca a ricordarmela quella sensazione, che all'inizio somiglia tanto alla gioia in purezza, mentre firmo la bolla al corriere e corro in casa per scartare il pacco e tolgo tutta la carta velina ed apro gli abiti come fossero ventagli. Sono tutti piegati, beh. Sono tutta vibrante di emozione. E poi una volta davanti allo specchio mi casca la mandibola, perché proprio non immaginavo che facesse quel difetto lì. Ma organizzare un reso sarebbe uno smacco inaccettabile. Però manco si può buttare la roba nell'armadio così, con le etichette, come se fosse il cratere di un vulcano, perché l'armadio ha una capienza limitata, anche il cratere di un vulcano ha un limite, eppure io riuscirei a riempire pure quello. Ti prego, Gesù, fammi smettere di comprare novità inutili, da gente che mi guarda dallo schermo tutta piena di filtri con le stelline, mentre si spalma creme fluo sulla pelle, con questi colori alieni. E mi dice che avrò il 25% di sconto se inserisco un codice con nomi del cazzo come Happy Summer Discount Glitter. Dio, rendimi forte e fammi comprendere anche nei momenti più tristi della mia giornata che non ho così bisogno di una spazzola motorizzata che mi faccia i capelli afro. Prima che appaia qualche altro bastardo a dirmi: "Allora, in tanti me l'avete chiesto, eh? E finalmente eccolo qui." Dio mio, disintegrami la carta di credito. Blocca gli account a tutti gli influencer, che comunque ci guadagniamo tutti, non solo i soldi. Fammi tornare ad apprezzare quando si potrà il bottegaio. Poveraccio, gli ho voluto tanto male, ma ora mi manca. Preferirei mille volte sentirmi dire da lui: "Lì ci sono i sacchetti, può servirsi da sola." Anziché vai al carrello. Fammi tornare dal mio bottegaio, signore, prima che mi vengano a prendere quelli delle ricerche di mercato con i loro cookies.